Ultimo episodio della Serie A Bonus Challenge, tocca alle ultime due squadre rimaste, Spezia ed Empoli, tutte e due in un unico video. Vediamo un po' che succede. Allora ragazzi, ci siamo, finalmente, ultimo episodio della Serie A Bonus Challenge, l'abbiamo fatto con 18 squadre, ne mancano solo due per completare la classifica finale. E a fine video avremo finalmente la classifica, appunto, finale, e vedremo quale squadra avrà vinto questa edizione della Serie A Bonus Challenge, la prima edizione, quella fatta su FIFA 23. Questa qua che vedete adesso da qualche parte è la classifica attuale, ma mancano appunto due squadre, lo Spezia e l'Empoli. E come abbiamo fatto per Lecce e Torino, visto che non vedo l'ora di vedere come va a finire questa bonus challenge, le ho messe insieme in un unico video. Quindi questo, come avrete già capito, sarà l'ultimo episodio. Questa volta ragazzi non vi metto nessun tutorial, perché sono sicuro che già sapete come funziona questa Serie A bonus challenge, visto che siamo al 20° episodio. E quindi andiamo a girare la ruota per lo Spezia, andiamo a girarla per l'Empoli e vediamo un po' quali bonus gli capitano. Allora, primo giro di ruota. Questo giro di ruota ragazzi vale per lo Spezia. Vediamo un po' che bonus capita alla squadra ligure. E allo Spezia capita top player, mamma mia. Quindi in ogni reparto lo Spezia vedrà aggiunto un super giocatore, un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante. E ora andiamo a girare per l'Empoli. E all'Empoli capita reparto! Quindi un intero reparto dell'Empoli verrà potenziato con i migliori giocatori del mondo. Ma dobbiamo vedere che reparto potenziare. Quindi altro giro di ruota. Difesa, attacco o centrocampo? Vediamo quale reparto dell'Empoli viene potenziato. L'attacco! Siamo pronti raga, andiamo ad applicare i due bonus e iniziamo. Allora, eccoci qua, il primo bonus era l'Empoli, dobbiamo mettergli un top player per ogni reparto. Quindi andiamo su trasferimenti, anzi prima devo ripristinare le rose, perché per un altro video che avevo fatto avevo messo delle modifiche alle rose e quindi scarica aggiornamenti. Tra l'altro per il video che avete visto ieri, quello Serie A contro Premier League, sì, quello lì. Trasferimenti club, ok, andiamo, facciamo cerca giocatori, anzi facciamo dettagliata. Mettiamo ruolo portiere e iniziamo a vedere chi mettere nel nostro Empoli. Allora, il portiere più forte del gioco è Courtois. Anzi, nel nostro Spezia, non nel nostro Empoli, scusate. Quindi Courtois va allo Spezia. Mamma mia, mamma mia. Come difensore chi abbiamo come migliore? Marquinhos allo Spezia. Come centrocampista Kevin De Bruyne. E come attaccante ci sono Benzema, Lewandowski e Mbappé. Decido io raga, Mbappé va allo Spezia. Ora facciamo anche per l'Empoli, già che ci siamo. Per l'Empoli abbiamo detto il reparto offensivo, però non so l'Empoli con che modulo gioca. Quindi prima dobbiamo andare a vedere il modulo, perché vi ricordo che non si può cambiare modulo, non l'abbiamo cambiato per nessuna squadra e quindi non lo cambiamo neanche nell'ultimo episodio. L'Empoli gioca con due attaccanti e un trequartista, quindi andiamo a metterli due attaccanti e un trequartista, i migliori. Allora mettiamo posizione, attaccante, i due migliori sono Lewandowski e Kylian Mbappé. Mamma mia, però Mbappé non possiamo metterlo perché l'abbiamo già messo nello Spezia, quindi mettiamo Lewandowski e Haaland. Mamma mia. Mentre trequartista, chi è il migliore presente? Oh, Bruno Fernandes, solo 87. Vediamo su attiva se c'è qualcuno di migliore. A T forse c'è Benzema. Benzema, Mané, Dybala. Mettiamo Karim, The Dream, Benzema. Vado a fare le due formazioni e poi ve le faccio vedere. Bene, costruite le due formazioni. Partiamo da quella dello Spezia, che era la prima di cui abbiamo girato la ruota. Mbappé davanti, De Bruyne in mezzo al campo, Marquinhos in difesa e in porta, Thibaut Courtois. Per l'Empoli invece abbiamo potenziato tutto un reparto ed ecco com'è venuto fuori. Davanti abbiamo Haaland e Lewandowski e dietro abbiamo Karim Benzema a fare da collante tra il centrocampo e il super attacco. Ragazzi, io direi che non manca niente, possiamo iniziare l'ultimo episodio, l'ultima stagione di Serie A. Ma prima commentate qua sotto scrivendomi Empoli o Spezia, quella che secondo voi farà più punti al termine di questa Serie A bonus challenge. Ricordatevi ragazzi che ai punti che otterranno in classifica dovremo andare ad aggiungere il punteggio della loro posizione attuale in classifica. Quindi all'Empoli dobbiamo aggiungere poi 14 punti, mentre allo Spezia dovremo aggiungerne 17. Anzi, facciamo che ne aggiungiamo due in più, perché essendo che sono nello stesso campionato si incontreranno tra di loro e non è corretto per le squadre che invece hanno fatto da solo la bonus challenge. Quindi all'Empoli dobbiamo aggiungere 16 punti, allo Spezia 19, 19! Ah, ovviamente raga, mi sono sbagliato, i punti non andiamo ad aggiungerli ai punti che hanno fatto in classifica, ma andiamo ad aggiungerli al punteggio della bonus challenge. Quindi per esempio, adesso vi sta apparendo a schermo tutto quanto, se una squadra arriva all'ottavo posto fa 14 punti, al nono posto ne fa 13 e via 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 dicendo. Bene, dopo tutte queste spiegazioni ci siamo ragazzi, modalità di gioco, modalità veloci, tornei, selezioniamo la Serie A perché voglio vedere a livello di stelline come sono messe le nostre squadre dopo i due potenziamenti. Allora, sono due ottimi potenziamenti, quelli che si sono presi. Serie A, andiamo a ordinare per stelline. Abbiamo lo Spezia che è messo molto bene, l'Empoli un pelino peggio. Però raga, lo Spezia
è al settimo posto. Occhio allo Spezia, raga, che se dovesse fare bene potrebbe incredibilmente volare nelle prime posizioni della bonus challenge. Occhio allo Spezia, occhio anche all'Empoli. Ho selezionato le due squadre, iniziamo. Ovviamente, raga, non vi faccio vedere tutte le partite perché sennò dura due giorni questo video, ma vi faccio vedere le più importanti delle nostre squadre selezionate. E poi vi faccio dei recap magari alla decima giornata, a metà campionato, alla trentesima e a fine campionato, dove poi faremo il conteggio finale e avremo la classifica finale di questa bonus challenge. Allora, la prima partita però ve la faccio vedere. La Lazio va contro lo Spezia. Vediamo un po', ecco, parte malissimo, malissimo lo Spezia, 2-1, e meno male che puntavamo sullo Spezia. L'Empoli invece esordisce contro l'Udinese. Vediamo un pochetto che combina. 2-1, Olande Marin. Stai a vedere che l'Empoli arriva più avanti, raga, stai a vedere. Che poi dobbiamo aggiungergli un sacco di punti alla fine per la loro posizione in classifica, quindi incredibile, incredibile, raga. Un ultimo episodio dove può davvero succedere di tutto. Ora c'è Spezia-Juve, io credo nello Spezia, io credo in Kylian Mbappé. 3-2, verde, De Bruyne, verde, non segna Mbappé, ma i tre punti arrivano lo stesso. L'Empoli invece fa 2-2, Lewandowski e Benzema. 3-0, e ha segnato ancora Marin, va bene. Niente, l'Empoli prima vince 3-2 e poi perde 3-2, questa volta contro l'Atalanta. Molto meglio lo Spezia per ora, anzi, non lo so, secondo me stanno facendo tutte e due così così. Ok, questo mi piace, avevamo chiamato Mbappé prima, eccolo qua ragazzi, tripletta e a casa Sassuolo, a casa. Ora lo Spezia affronta l'Inter. La conferma, la conferma, 2-2, va bene, va bene, va bene, ha segnato ancora Mbappé, possiamo puntare anche alla classifica marcatori, raga. Vi ricordo che il bonus in caso di miglior marcatore sono 5 punti aggiuntivi. Comunque, raga, questa è la bonus challenge dei 3-2, eh. O vincono 3-2 o perdono 3-2 le nostre squadre, ma tra l'altro ha fatto doppietta Bandinelli, va bene, va bene. Ora lo Spezia affronta il Napoli, uno Spezia che sta andando molto bene, vince ancora, oh, guardate il risultato, raga. No, non è possibile, 3-2 di nuovo, Mbappé, De Bruyne e verde, va bene, va bene. Non vedo l'ora di arrivare alla decima giornata per vedere come sono messe in classifica le nostre due squadre. Ora l'Empoli va contro il Monza, dai, questo è facile, questo è facile. 3-2, 3-2, 1-1, ma come 1-1, vabbè. Marin sta segnando tantissimo comunque. Niente, raga, lo Spezia le vince tutte, cioè, ma saranno primi in classifica, va bene, va bene. Pensate se all'ultimo episodio della bonus challenge viene ribaltata completamente la classifica e una tra Spezia e Empoli va al primo posto e vince così, sarebbe incredibile. Intanto Empoli-Fiorentina 2-2, l'Empoli sta faticando, raga. Però ce l'ha detto anche il gioco che era un pelino più scarsa. Ah ragazzi, scusate, ma mi sono appena accorto di avervi skippato la partita tra le nostre due squadre Spezia e Empoli, la potete vedere qua sotto, quella più in alto. Ha vinto l'Empoli 1-0, ok, mi aspettavo la vittoria dello Spezia, ma va bene lo stesso, andiamo avanti. E ora alla decima giornata l'Empoli incontra la Roma. E come finisce? 2-1! Lewandowski, Benzema con Lewandowski che sbaglia pure un rigore, ma non importa, va bene così. Vediamoci anche la decima giornata dello Spezia contro l'Atalanta. Mamma mia, la vedo dura! 2-1! Nicolau è verde, non segna nessuno di quelli acquisiti, ma ragazzi è il momento di fare il primo recap. Vediamo come stanno andando la decima giornata. Decima giornata per Spezia e per Empoli. Ok. Ragazzi, l'Empoli è al quarto posto, era partito male, si è ripreso, e lo Spezia è al settimo. Mamma mia, raga, dovesse finire così sarebbe un risultato incredibile, incredibile. A quant'è dalla prima l'Empoli? A 5 punti, adesso temo che potrebbero perdere un po' di punticini, ma vediamo. Vediamo anche classifica marcatori e classifica assist. Mbappé primo, qua si rischia di rompere ogni record. Classifica assist, c'è Lewandowski secondo per l'Empoli. Mamma mia, ragazzi, impazzisco. Però in classifica marcatori non c'è nessuno dell'Empoli e sono quarti in classifica. Vabbè, raga, andiamo verso la ventesima. Anche qua vi faccio vedere solo le più importanti, però la prima di Spezia Empoli ve la voglio far vedere. Vediamo se lo Spezia e l'Empoli continuano bene. No, l'ho detto, raga, secondo me da adesso alla ventesima ci sarà il crollo. Le vedremo a metà classifica, fidatevi. Empoli-Torino, l'Empoli ha messo un pelino meglio, giusto un pelino. 3-1, l'Empoli continua a vincere, vabbè. Benzema, Lewandowski, Haaland, ha segnato loro 3. Io non so più cosa dire dell'Empoli, raga, si punta allo scudetto. Lewandowski, Benzema e Ismaili. 4-1, ma le vincono tutte, tutte. Raga, ora lo Spezia affronta il Milan, la squadra in testa alla classifica. Spezia, fai un favore all'Empoli. No, sempre 3-2, sempre 3-2. E ora l'Empoli affronta la Lazio. L'Empoli non sa perdere, l'Empoli sa solo vincere. L'ho detto, devo stare zitto. Venom, non devi parlare Venom, non devi. Niente, raga, giornata negativa, doppia sconfitta per l'Empoli e per lo Spezia. Io lo sapevo che finiva così. Ecco qua, Empoli-Juve, terza contro quarta. Se l'Empoli vince va al terzo posto, ti prego. Vabbè, 2-2, 2-2 contro la Juve va benissimo. Lewandowski e Ebuhei. L'Empoli sta cadendo. Vediamo lo Spezia invece, che adesso affronta la Roma. Dai Spezia, 1-1. Oh, non riescono più a vincere, raga, sono tipo 6 giornate che non vincono, qualcosa del genere. No, forse 6 no, però 6 partite contandole tutte e due sicuramente. Empoli-Inter, con l'Inter all'11° posto, quindi sicuramente ci battono, sicuramente. Ecco, Lukaku Brozovic, mamma mia. Ora l'Empoli affronta il Napoli.
L'Empoli che è calato in classifica con questa serie negativa 1-0. Si torna a vincere. Erling, Braut, Holland. Oh, finalmente torna a vincere anche lo Spezia. Il derby di Liguria va alla squadra spezzina, 2-1. Siamo vicini alla 20ª giornata, raga. Spezia Torino, 2-2. 2-2 con Mbappé che sbaglia il rigore. Dai, Mbappé, ti abbiamo preso per determinare queste partite. Sbaglia il rigore. E dai. L'Empoli invece va contro la Salernitana alla 18ª giornata. Vediamo un po'. No, no, è una maledizione questo 3-2, è una maledizione. Andiamo a vederci la 20ª giornata, sia per lo Spezia che per l'Empoli, e poi recap a metà campionato, anzi metà campionato più 1. Vediamo un po' lo Spezia, 1-1, però segna Mbappé, dai, la piccola gioia. Magari quei 5 punti potranno servire in caso alla fine. E ora l'Empoli che va contro il Monza. Empoli che prima era al quarto posto, vediamo adesso Empoli-Monza, 2-0. Ok, si è ripreso l'Empoli. Vediamo un po' la classifica alla 20ª giornata, va? Anzi, proviamo di vedere la classifica marcatori e la classifica assist. Allora, classifica marcatori. No, Mbappé è sceso, raga. Mbappé è sceso, sta andando tutto male. Però è salito Haaland, ne ha fatti 11 Haaland, 13 Mbappé, Vlahovic 17. Classifica assist, Lewandowski ne ha fatti solo 2 in queste 10 partite ed è a meno 2 da Nico Gonzalez. Per lo Spezia c'è De Bruyne con 5 assist, a meno 4. La vedo dura. Vediamo la classifica, come vanno le nostre. Dai, siamo lì. Lo Spezia 8º posto, l'Empoli è un pelino scesa. Però siamo comunque al 6º posto, siamo a meno 5 dalla zona Champions, già arrivare al 6º posto sarebbe molto molto buono perché sarebbero 20 punti, ormai lo scudetto è perso ma non puntavamo sicuramente a vincere il campionato con Spezia ed Empoli. Raga, io ho un'idea, visto che abbiamo 2 squadre e se no davvero sono troppe partite da farvi vedere, adesso dalla 20ª alla 30ª me le simulo tutte io fuori dalla registrazione, vi faccio un grossissimo taglio e ci vediamo alla 30ª giornata, poi le ultime 8 di campionato di Spezia ed Empoli ce le vediamo tutte quante, quindi 3. 2, 1, 30ª giornata. Bene, ci siamo, 30ª giornata come promesso. Oh ragazzi, l'Empoli è al 4º posto, sta lottando per la Champions e non solo, potrebbe addirittura puntare al 2º posto, che vorrebbe dire 35 punti. Dov'è lo Spezia? Lo Spezia è un po' calato, 44 punti per lo Spezia, che però può ancora credere nel sogno 6º posto che varrebbe 20 punti. Regà, andiamo dentro con le ultime giornate. Anzi, prima vediamo un po' classifica marcatori. Niente raga, Mbappé a meno 4 da Vlahovic, la vedo dura però non è detto. E in classifica assist abbiamo Lewandowski primo per l'Empoli, raga, l'Empoli può fare il colpaccio, il colpaccio. Dai, andiamo raga, let's go, ultime 8. E lo Spezia vince la prima contro l'Udinese, vamo, vamo, vamo. L'Empoli affronta il Sassuolo, vediamo un po' che combina, 4-0, oh l'Empoli fa sul serio. È partita bene, poi un piccolo calo e adesso una super risalita. Tocca ancora all'Empoli contro l'ultima in classifica, contro il Verona, dai. Oh, oh, 1-0, Haaland, let's go. Ecco, lo Spezia affronta il Milan. Qua una vittoria servirebbe per fare un grosso grosso regalo all'Empoli, per regalargli ancora un sogno. Oh ma 5-0. Mi sa che lo Spezia è fuori dai giochi. Raga, io mi concentrerei solamente sulle partite dell'Empoli, a meno che lo Spezia non affronta una big. Ecco, ok, diciamo che lo Spezia è definitivamente fuori dai giochi, perde anche questa, scende al 10º posto in classifica. Concentriamoci ufficialmente solo sull'Empoli. Empoli contro il Torino per il sogno del 2º posto. No, no, già così fa troppi punti l'Empoli, però raga, troppi. E ora gioca contro la Salernitana, 16º posto, una partita abbordabile per fare 3 punti. No, il solito 3-2, il solito 3-2, 2 sconfitte di fila, non bene, non bene. Ora l'Empoli affronta il Napoli, mamma mia, questa è la sfida che vale la Champions, è la sfida che vale il 4º posto. 1-1, 1-1, 2 sconfitte di fila e un pareggio, hanno fatto un punto in 3 partite, era fondamentale vincerla questa, fondamentale. Vediamo lo Spezia quanti ne prende dalla Juve, va, così, per curiosità. 3-2-1, vabbè, 1-1, dai, ha fatto un favore all'Empoli, ha fermato la Juve. Ora l'Empoli affronta la Cremonese che è al 20ª posto in classifica, ma non c'è Bandinelli, quindi si perderà. Oh, finalmente torna a vincere l'Empoli, Benzema, vamo, vamo, vamo. Quante ne mancano giornate? Poche, mi sa 1-2. E ne mancano 2, ho appena controllato. E adesso tocca all'Udinese. No, non ve lo dico neanche il risultato, non ve lo dico neanche, lo vedete voi, è sempre il solito. E allora chiudiamo con l'ultima partita di questa bonus challenge. L'Empoli va contro il Lecce. 3-2-1, 2-2, no, chiudiamo con un bruttissimo 2-2 con Lewandowski che sbaglia il rigore, ma non importa raga, è il momento di andare a tirare le somme, vedere in che posizione sono Empoli e Spezia della nostra bonus challenge, vedere la classifica finale di questa serie bonus challenge. Allora vediamo un po', classifica marcatori, purtroppo niente, ma proprio male male, Mbappé alla fine a meno 8, ha vinto Lautaro e il migliore dell'Empoli a meno 10, Lewandowski, classifica assist, Lewandowski, quindi l'Empoli già prende 5 punti bonus per il miglior assist man. Io andrei a fare il conteggio, classifica come finita, 10º posto Spezia, Empoli alla fine 6º, no, che peccato, a meno 3 dalla zona Champions, quel pareggio col Napoli è pesato tanto. Allora, facciamo prima il conteggio dello Spezia,
Allora ragazzi, lo Spezia è arrivato al decimo posto. Decimo posto vuol dire 12 punti. Niente bonus gol, niente bonus assist, ma questi 12 punti dobbiamo aggiungere 17 punti per la posizione attuale dello Spezia in classifica più 2 punti per il fatto che ha fatto la bonus challenge doppia. Quindi dobbiamo fare 12 più 19, che se non calcolo male fa 31 punti, che è il punteggio finale della serie bonus challenge dello Spezia, che con 31 punti si posiziona al 15° posto. Poteva andare meglio, poteva andare meglio. E ora andiamo però a fare il conteggio dell'Empoli, che si posiziona al 6° posto, che per le regole della bonus challenge vuol dire 20 punti, ai quali dobbiamo aggiungere 5 punti per la classifica assist, quindi 25, 2 punti per lo stesso discorso dello Spezia, quindi 27, più 14 punti per il posizionamento attuale dell'Empoli in classifica nel momento che sto registrando questo video. Quindi 27 più 14 fa 41 punti. E con 41 punti, ragazzi, l'Empoli si posiziona al 8° posto. Pensavo meglio, devo essere sincero. 8° posto a pari punti con Napoli e Roma. E quindi, ragazzi, dopo che tutte le squadre hanno fatto la loro partecipazione in questa bonus challenge, finalmente, dopo mesi di video, abbiamo la classifica finale che state vedendo adesso a schermo. Dal fondo Lazio, Atalanta, Torino, Bologna, Spezia, Lecce, Hellas, Cremonese, Fiorentina, Udinese, Roma, Napoli, Empoli, Monza al 7° posto, Sassuolo al 6°, Sampdoria al 5°, Salernitana in zona Champions 4° posto, 3° posto Milan, 2° posto la Juve e al 1° posto vince la Serie A Bonus Challenge l'Inter, che è anche la squadra in finale di Champions, quindi oh, questa bonus challenge è bella bella che veritiera, mamma mia ragazzi. Io davvero spero che vi sia piaciuta tutta questa serie lunghissima che è durata 18 video, perché dovevano essere 20 ma gli ultimi due abbiamo incorporato due squadre. Se così fosse, davvero ragazzi, vi ringrazio di cuore per averla seguita tutta quanta. Vi chiedo un mi piace qua sotto e un'iscrizione qua sotto per dimostrarmi il supporto a questa serie, che magari poi tornerà l'anno prossimo, non lo so. Davvero è tutto, e con in sottofondo la classifica finale, io vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento ad un prossimo video. Bella!